Allora, ragazze e ragazzi, video credo abbastanza breve, perché è un video haul, però un video haul di un regalo, quindi ci tenevo comunque a fare un video apposta per ringraziare intanto tantissimo la persona che mi ha fatto questo regalo, senza praticamente nessun motivo, io poi sembro anche un po' imbranata in queste circostanze perché non so veramente che cosa dire. Quindi ringrazio tantissimo Tanic, questo è il suo nickname, la saluto tantissimo, la ringrazio veramente, non so che dire, cioè sembra proprio una rimbambita, l'unica cosa che posso fare è appunto fare questo video per ringraziarla e per farvi vedere cosa mi ha spedito, perché lei è andata in Slovenia e ha fatto alcuni acquisti e mi ha spedito alcuni dei suoi acquisti in regalo. Per farmeli provare. Mi ha mandato tutto in questa scatolina e in particolare cosa mi ha mandato? Allora, mi ha mandato questo prodotto della Terra Naturi, che è un prodotto tedesco in realtà, è questa fialetta da 2 ml, quindi abbastanza piccolina, che è stata un po' dura tradurre perché c'è scritto in tedesco e in sloveno, quindi diciamo che io non essendo pratica di queste due lingue, non, cioè, non ho proprio la più pallida idea di nessuna parola di queste due lingue, con l'aiuto del traduttore di Google sono riuscita più o meno a capire di cosa si trattava. È praticamente una specie di lozione anti-age fondamentalmente, però fatta apposta per chi, cioè da usare dopo i 20 anni. Io purtroppo i 20 anni ormai li ho passati, quindi è una fialetta insomma per i primi, per prevenire, ecco, diciamo, le rughe, che ormai purtroppo devo iniziare a pensarci perché mamma mia come vola il tempo ragazzi, cioè, fino a ieri ero alle superiori e oggi devo prevenire le rughe. Vabbè, quindi sicuramente la proverò. Ovviamente sono tutti prodotti biologici certificati, quindi veramente carinissima questa ragazza. E quindi la proverò sicuramente. Poi dell'Alverde mi ha mandato questa maschera. Qua tra l'altro dicono che l'Alverde è la numero uno, la marca numero uno, la marca tedesca numero uno in assoluto. Mi ha mandato questa maschera all'argilla, che fa anche da peeling, quindi maschera e peeling, molto carina. Questa è da 50 ml, quindi comunque un bel tubicino, e certificata Natru, e assolutamente la proverò, veramente non vedo l'ora di provare. Non ho mai provato niente dell'Alverde e ne ho sempre sentito parlare bene, però è un po' difficile da trovare, anche un po' su internet, quindi sono contentissima che me l'abbia mandato. Poi mi ha mandato questo ombretto sempre dell'Alverde, sempre al verde, questo ombrettino, veramente carino, è il numero 20 Warm Vanilla ed è un ombretto matte, infatti della serie Mono Matte. Ed è questo nude, praticamente questo rosino beigiolino, assolutamente matte, di quelli che veramente penso che tutte noi utilizziamo perché è uno di quegli ombretti iperversatili proprio, quindi sempre utili e quindi l'adoro assolutamente per avermelo mandato. Questo è da, non c'è scritta la quantità, non me lo so dire, però è abbastanza piccolino, cioè è un mono abbastanza piccolino. Comunque, insomma, sono veramente, veramente contenta. Tutto biologico, naturale, assolutamente. Quindi il 20 Warm Vanilla è scritto molto in piccolo, non so se riuscite a vederlo. Poi, sempre al verde, però sono stata autorizzata a metterla in un concorso perché io non utilizzo purtroppo le matite labbra color rosso e non utilizzo in generale rossetti rossi. Nonostante questo sia un bel rosso scuro, però proprio non lo utilizzo, già utilizzo pochissimo le matite labbra, quelle rosse proprio no. Quindi sono stata autorizzata, diciamo, da lei a metterla in un concorso. È sempre dell'Alverde
ed è appunto questa lip liner numero 12 Soft Red, che non è molto soft effettivamente, è proprio di questo rosso scuro, è un bellissimo rosso secondo me. Cioè un rossetto così probabilmente l'avrei usato, nonostante io non sia un amante dei rossi, ma un rosso così sì, però una matita labbra no, queste qua proprio non le utilizzo, peccato perché veramente dell'al verde, insomma, 100% naturale, biologica, quindi mi dispiaceva assolutamente lasciarla lì a poltrire e quindi ve la metto assolutamente in un concorso, la tengo per voi questa matita. Per finire mi ha regalato anche questo Lip Nectar, detto in tedesco, che è praticamente un rossetto liquido da quanto ho capito, sempre della Terra Naturi, che è la stessa marca della fialetta per la prevenzione delle rughe. E questo qua veramente è bellissimo secondo me. A parte che è molto carina la confezione, ma guardate che colore. È del colore 02 Brown Sugar, che spero si legga. Secondo me è bellissimo questo colore e sembra anche veramente molto pigmentato. Ora non mi sono preparata un pennellino, quindi evito di spiaccicarci dentro le dita. Però veramente, veramente bello secondo me. Veramente un bel colore, poi lo proverò e ovviamente vi farò una recensione perché merita assolutamente una recensione. E questo è da, non si sa, anche qui, questo certificato BDH. Vi faccio però, scusatemi, torniamo un attimo all'ombretto, vi faccio però uno sfoccino di questo, perché questo direi che, mamma mia ragazze, wow! Cioè, guardate quanto è pigmentato! Wow, veramente pigmentatissimo, pazzesco, bello, anche molto illuminante, devo dire, secondo me a vederlo così è anche bello modulabile, guardate sfumato, dà proprio la luminosità senza vedersi, bello, veramente molto bello, così è una prima occhiata, poi ovviamente lo proverò e questo era l'ombrettino di prima dell'alverde. Bene, quindi questi sono stati i regalini, veramente carinissima questa ragazza, io non so veramente come ringraziarla, ripeto, sono anche un po' in imbarazzo in questi momenti, quindi la matita la tengo per voi, spero insomma che sia comunque una cosa apprezzata, non, cioè, non voglio riciclare i regali, però mi dispiace veramente tenerla lì per niente quando magari c'è qualcuno che vorrebbe provarla, anche perché, ripeto, non sono prodotti facili da trovare. Quindi spero che sia comunque apprezzato, la inserirò in qualche concorsino che devo fare da una vita e quindi anche voi ci avete ragione, facciamolo sto concorso. Dovevo farne uno per il blog, ancora non sono riuscita a farlo. Lo farò, giuro, mi impegno a farlo prima di Natale, questo è un impegno solenne. E quindi niente, io ringrazio tantissimo questa ragazza, veramente non ho parole. E questo era il regalino che mi ha fatto e ho voluto fare anche questo video haul per ringraziarla. E niente, io vi saluto e vi mando un bacio al prossimo video. Ciao!